Buona la prima per il Francavilla, un po' meno per il Pineto. Il derby del Valle Anzuca va ai giallorossi che si impongono 3-1 sui cugini adriatici. Le squadre si presentano alla prima della stagione dopo essere state entrambe sconfitte dal Giulianova in Coppa, ma con obiettivi importanti. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi un offensivo 4-3-3. Rachini recupera Cafiero in difesa, Palumbo a centrocampo e Cruzzi in avanti nel tridente con Vanegas e De Costanzo. Amaolo deve rinunciare per problemi muscolari a Sieno in difesa e Tomassini in avanti, esordio nella retroguardia biancazzurra per il giovane Marini. In avanti Pedalino fa reparto con Mancini e Di Rocco, mentre Farias e Villanova partono dalla panchina. I padroni di casa approcciano bene la gara e si fanno pericolosi dopo appena due giri di lancette, quando Vanegas pesca De Costanzo in area, provvidenziale l'anticipo su di lui di Della Quercia. Un propositivo Francavilla insiste e al sesto sblocca la partita con Mele, che trova la deviazione vincente sulla punizione al bacio del solito Vanegas. I locali chiudono bene gli spazi e arginano le fonti di gioco di un Pineto che fatica a creare. Al 14esimo Marianeschi mette una buona punizione in area sulla quale però nessuno riesce ad arrivare. Poi Pepe spara alle stelle, ma è il Francavilla a fare la partita e a sfiorare il raddoppio al 20esimo, quando De Costanzo, al termine di un'azione insistita, trova la conclusione a volo che sfiora il palo alla destra dell'ex Fargione. Botta in risposta al 23esimo, prima Mancini prova la botta dal limite ma Cafiero si immola, poi sul fronte opposto Palumbo dai 25 metri sfiora il 7. La reazione del Pineto tarda ad arrivare ed è velleitaria. La girata di Pedalino al 29esimo è debole e Spataro può bloccare senza patemi. Più vivace e pericoloso il Francavilla, autore di un ottimo primo tempo. Al 37esimo ancora Vanegas, uno dei migliori, si incarica della battuta di un calcio di punizione. Il sinistro a giro termina di pochissimo al lato. Brividi per la retroguardia biancazzurra che fatica sui tagli della formazione di Rachini, come quello perfetto che porta al gol del 2-0 giallorosso al 38esimo. Mele sulla destra potrebbe calciare a rete ma preferisce la sponda. La sfera arriva dalla parte opposta a De Costanzo, che a sua volta imbecca Cruz per il meritato raddoppio francavillese. E i giallorossi potrebbero andare a riposo con un vantaggio ancor più importante se la conclusione di Palumbo fosse più precisa. Necessariamente il Pineto deve cambiare marcia. In avvio di ripresa Amaolo passa al 4-2-3-1 e dopo due minuti Pedalino va in gol, ma la rete viene annullata per fuorigioco. I biancazzurri sembrano più in partita, ma il Francavilla controlla senza rischiare e al 23esimo mette a segno anche il tris con il neoentrato Sanchez, lesto di testa a scavalcare Fargione dopo la respinta di Stinto sulla bordata di Palumbo. Il 3-0 mette in ghiaccio la partita e non bastano al Pineto il tentativo di Villanova al 28esimo e neppure la rete della bandiera nel finale di Fortunato, che insacca di testa il corner di Villanova. Troppo tardiva la reazione dei biancazzurri, ai quali questa prima gara di campionato lascia tanti spunti su cui lavorare in vista del Matelica, promosso il Francavilla di Rachini, che può festeggiare sotto la curva i primi tre punti della stagione. Mister Rachini, decisamente buona la prima, oltre al risultato ci sono state delle ottime trame di gioco, abbiamo visto veramente un buon Francavilla, soprattutto nel primo tempo. Sì, sono molto contento, abbiamo fatto penso un primo tempo superlativo, abbiamo concesso molto poco al Pineto e abbiamo fatto delle verticalizzazioni, delle azioni importanti, quindi siamo sulla strada giusta. Ovviamente buona la prima come hai detto tu. Abbiamo incontrato secondo me una squadra che secondo me farà un campionato importante, quindi questo deve dare ancora di più merito alla mia squadra per la prestazione. Siete riusciti a mettere in difficoltà il Pineto, abbiamo visto soprattutto nel primo tempo ma anche nel secondo che hai utilizzato più di una volta una sorta di sistema di gioco con Mele e Vanegas che si alzavano, De Costanzo che tagliava dall'altra parte, riuscendo a tagliare fuori più volte la difesa del Pineto. Ma sì, sono tutti giocatori rapidi che lì davanti poi ti permettono di avere tante soluzioni soprattutto sulla profondità, quindi l'abbiamo fatto molto bene, ma quello che a me è piaciuto è anche la fase difensiva, perché con il Pineto ti devi organizzare in un certo modo altrimenti fai fatica, quindi sono molto contento che siamo riusciti a fare tutte e due le fasi molto bene. Mister Amaolo, questa partita ci lascia tanti spunti di riflessione, una sconfitta pesante 3-0 contro il Francavilla, un inizio difficile in salita. Beh, direi proprio, mi aspettavo un'altra prestazione da parte della squadra, purtroppo
l'abbiamo fatta. Se è dovuto il gol iniziale un po' freddo dopo 5 minuti su un calcio piazzato e aver subito un gol abbia inciso sulla prestazione a livello psicologico della squadra, questo è un po' da verificare. È chiaro, una squadra che vuol fare un campionato importante si deve lasciare un po', ecco, condizionare da un episodio. E il primo tempo secondo me abbiamo fatto fatica, non eravamo un po' compatti come squadra, poi nella seconda frazione un po' siamo migliorati e abbiamo trovato pure il gol con Pedalino. Adesso non so se era regolare o no, forse la marcatura ci poteva dare un po' di entusiasmo e tenere la partita in bilico fino alla fine. Ci abbiamo provato, abbiamo lottato e il risultato che sicuramente si commenta da solo, è una sconfitta meritata. Dobbiamo prendere atto anche delle situazioni negative come quella di oggi, che magari dobbiamo continuare a lavorare e migliorare sotto certi aspetti. Ecco, il centrocampo ha fatto un po' fatica nell'impostazione del gioco in maniera particolare, negli ultimi 16 metri ci sono stati tanti errori su alcuni passaggi, insomma, quali sono le cose sulle quali bisognerà lavorare di più da domani? Ma io non punterei su un unico reparto, centrocampo, difesa o attacco, quindi sappiamo che dobbiamo lavorare per trovare l'equilibrio giusto. Oggi sicuramente abbiamo lasciato desiderare sotto questo punto di vista e dobbiamo prendere atto di questa partita e sicuramente migliorare in certi aspetti. Certo, Pineto è uno squadrone, però ho visto una squadra reattiva, ancora manca un po' di cattiveria lì davanti quando in fase di superiorità, però rispetto all'anno scorso che siamo partiti male, quella partita poi psicologicamente ha influito sulla prima parte del campionato, sono contento e quindi è l'inizio di un percorso lungo di questo girone grasso di 20 squadre piene di buone squadre, credo che sia uno dei migliori gironi della D quest'anno. Ecco Presidente, che ruolo può giocare il Francavilla all'interno di un girone, come ha detto lei, molto competitivo e grasso, perché insomma questo campionato sarà molto lungo, 38 partite. Siamo sempre in D, quindi sempre nelle lande dell'inferno, quindi è una serie dove ci si butta dentro di tutto, ci si buttano dentro anche squadre che arrivano dalla B e non si ha nessun rispetto o accortezza di quelli che investono in questa categoria e che si ritrovano queste corazzate. Io dico sempre che il minimo sarebbe, quando per motivi politici ci arriva una squadra così in alto, si passasse almeno a due nelle squadre che hanno ambizione poi di essere... Di cambiare categoria. Non è così, quindi è un girone difficile. Noi saremo una delle 10 che correranno molto per vedere altri poi essere promossi.